Ciao bimbi! Ciao bimbi! Come state? Noi siamo abbastanza bene, indovinate dove siamo? Guardatevi un po', cogliete qualche indizio? Eh sì, avete proprio ragione, siamo a scuola e siamo qui a prepararvi un po' di lavoro per non farvi annoiare troppo. Adesso la maestra Miriam e la maestra Monica vi leggeranno una storia, mi raccomando, ascoltate con attenzione. Allora, questa storia si intitola L'orso non dorme. Un orso grande e bruno, di quelli che vivono sulle montagne, scese una mattina verso i boschi e vide tra i fiori di un prato una cosa che non aveva mai visto. Che strana farfalla, pensò. Così grande e con tutte quelle ali non riesce a volare. Si avvicinò alla cosa e l'annusò. Di polline non sa. Non è una farfalla. Ma allora che cos'è? Era un libro illustrato, aperto all'insù, caduto sul sentiero a chissà quale bambino. Il vento gli sfogliava le pagine. L'occhio dell'orso si fermò su una figura. Era un'aquila che volava tra le nuvole. Ma la pagina si girò e vennero un corvo, una volpe, un cervo e per ultimo proprio un orso. Lo stesso muso morbido e terribile che vedeva quando si specchiava sull'acqua del lago. L'orso prese il libro tra le labbra con cura, come una madre che raccolga il cucciolo ferito, e lo portò nella sua tana. Era tempo di mettersi in letargo e tutto era pronto là dentro per una lunga dormita. Quell'inverno l'orso bruno dormì poco. C'era una fessura che mandava un filo di luce nella sua grotta e lui passò i giorni a leggere il libro e le notti ad aspettare il chiarore dell'alba per ricominciare. Verso primavera crollò in un sonno profondissimo e sognò aquile e corvi e volpi e cervi e ancora corvi rossi come volpi e cervi che volavano come aquile e tante altre magiche immagini ricche di sole e di colori. Quando il caldo dell'estate lo svegliò, si mise subito in cammino, magro com'era, e scese verso il villaggio degli uomini a cercare un altro libro da leggere. Vi è piaciuta? Ci vediamo presto, un bacione da tutti! Un bacio! Ciao! 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 Ciao!